Noi vogliamo fare i violini a mano come faceva il vecchio Stradivari. Facciamo qualcosa che in Italia veramente è un po' l'eccellenza, sì. Perché Cremona si è famoso, mi racconta il sindaco stesso quando dice io torno dall'estero e racconto volentieri che sono stato, non so io, a Göteborg e dicevano ma lei vengo da Cremona, cioè, la patria dei violini, dei Stradivari. Ah sì, Stradivari, ma Cremona magari non sanno cos'è, ma chi era Stradivari sì. Questi vengono piegati con uno spessore di 1,2 mm così, a caldo, e adesso sto cercando di mettere dentro nei zocchetti che viene incastrato, altrimenti scappa fuori, tende di raddrizzare il legno e questo viene poi incastrato qua così. Questa è una fase molto delicata, importante dell'applicazione del contraffasce. Questo è proprio il metodo stradivariano. Prima sulla forma si costruiscono con i tasselli eccetera le fasce e poi dopo più avanti questo viene disegnato su il suo fondo, che sarebbe quell'asse di legno qua, viene disegnato su, che questo è provvisorio perché è più preciso quando è pronte le fasce, viene disegnato là e poi viene tagliato fuori, scavato, scolpito. Ora il dizionario enciclopedico non dice che il liutaio è un artista, il liutaio è un artefice di questo lavoro. Comunque una delle soddisfazioni, a parte del dizionario, che noi abbiamo avuto un po' di anni fa con l'UNESCO, abbiamo ricevuto il riconoscimento del saper fare il liutaio. Adesso il tesoro immateriale dell'umanità. Non è che vogliamo diventare artisti, noi siamo artigiani, facciamo strumenti musicali come si vede, tutto a mano come tradizione. Dopo vengono quei morsetti incollati e questo fa una parte veramente interessante, anche forse nelle riprese poi si vede. Qui non si può sbagliare, perché se qualcuno rovina qualcosa, questo da buttare e bisogna rifare. Volevo diventare dottore, ma non semplicemente dottore, perché io ho lavorato in chirurgia e che mi piaceva molto anche. Poi al militare ho fatto l'assistente dentista. E allora mi piaceva anche il dentista, ma mi piacevano tante cose fare. Quando uno è giovane vuole fare tante, vuole salvare il mondo, come dice la canzone. No? Il mio capo chirurgo mi ricordo ancora oggi, come se fosse ieri, mi fa ma Stefano Istvan, perché io per l'anagrafe non sono Stefano, sono Istvan. E mi fa ma... perché diventare matti per diventare dottori, che di chirurghi dice ce ne sono una valanga? Perché, siccome sapevano che suonavo il violino da bambino anche sempre, perché non vai a Cremona a studiare come papà? E io ho detto ma forse ha anche ragione il dottore. Io sono arrivato qui nell'anno scolastico 68-69, sono diplomato nel 72 e adesso questo è, diciamo che, pronto per incollare. Questa è la prima viola che porta la firma di Stradivari nel 1772. I primi strumenti che portano l'etichetta sua, perché lui sostengono i specialisti esperti che lavorava, era allievo di Amati e fino a un certo punto lavorava e mettevano le etichette dell'Amati. E questo qui è già Stradivari. Si chiama Mahler, è una viola 41 di misura, 41 cm, che è un po' una misura universale perché si possono suonare signorine giapponesi fino all'americano. Clienti ci sono in tutto il mondo. Noi circa 80-90% del nostro lavoro costruiamo su ordinazione e dall'estero. Il mercato è enorme, dall'America, anche Asia molto importante per noi. Io ho insegnato per 23 anni alla scuola di liuteria come fare violini, come verniciare, come restaurare, eccetera, eccetera. E noi abbiamo insegnato sia ai cinesi che agli americani, che ai tedeschi, che chi arriva qua, cioè la scuola internazionale di liuteria è aperta, diciamo, a tutti. E adesso abbiamo tantissimi bravi giapponesi o cinesi specialmente, con le mani i cinesi sono molto bravi, non solo con le mani, anche con la testa, sono commercianti nati cinesi. Però il peggio è che poi ci sono quelli che hanno imparato bene la tecnica stilistica liutaria e lo fanno come coppie. Cioè adesso io sto facendo questo strumento che si chiama Mahler, modello Mahler, ma avrà un nome e sul mercato fra un po' ci saranno 1000 di questi strumenti su eBay eccetera, e sono falsi, e tante volte noi dobbiamo lamentarci, dobbiamo protestare, far cancellare, togliere dal mercato certi strumenti, ma impossibile. Come fa uno andare in Cina e dire non dovete copiare i nostri strumenti? Ma hanno copiato anche il mio timbro a fuoco. Ma il valore dei nostri strumenti è determinato anche dalla personalità, per la qualità, no? per la sua individualità di uno strumento. Non ci sono due strumenti uguali se lo facciamo così, perché è impossibile fare due uguali, non ci sono due alberi uguali. Io ho visto in Cina dei lavoratori dove lavoravano in 20 banchi come questo qui, uno faceva la testa, l'altro faceva il terzo verniciava, il quarto montava, è come dire facciamo in serie 1000 Picasso. Questo mi piace indipendentemente dalla fama, no? Mi piace fare, perché visto che in mezz'oretta io sono riuscito a mettere su tutte le contraffasce.